Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Oggi volevo parlarvi dell'Echo Hub. Echo Hub è uscito l'anno scorso, più o meno verso settembre, con un prezzo di circa 200 euro. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un dispositivo che fondamentalmente va a racchiudere tutti i dispositivi smart che abbiamo in casa e quindi ci dà la possibilità di controllare la domotica di casa tramite il touch. Quindi andiamo ad escludere la parte vocale, ma andiamo ad agire direttamente sullo schermo. Si tratta fondamentalmente di un tablet sul quale poi andremo a visualizzare, come sull'Echo Show 15 naturalmente, tutta una serie di widget piuttosto che i nostri dispositivi, e ci sarà anche la possibilità di personalizzare le pagine per ogni utente come sull'Echo Show 15. Quindi se siete registrati su tre utenze differenti sull'Echo Show, la stessa cosa potrà accadere sull'Echo Hub, e quindi vi darà la possibilità, ogni persona che passerà e interagirà con quel dispositivo, di avere a disposizione la propria home page personalizzata. Per i felici possessori come me di Echo Show 15, la domanda è: per quale motivo allora dovrei comprare un Echo Hub? Allora andiamo a vedere un po' di caratteristiche. Echo Hub, come dicevo prima, dà la possibilità solo di utilizzare il touch, quindi voi magari lo potete appendere al muro con la staffa che è già integrata all'interno della confezione, con comprese le viti e i tasselli, vi danno tutto l'occorrente, oppure lo potete utilizzare anche appoggiato con un accessorio, però in questo caso, e avete la possibilità di andare a toccare per poter accendere e spegnere le luci di casa, il climatizzatore, insomma tutto quello che in questo momento state comandando con la voce. Ora però arriviamo un po' alle note dolenti. Allora, io il prodotto non l'ho acquistato, mi sono informato parecchio, ho letto parecchie recensioni su questo prodotto e tutti quanti convergevano su una cosa in comune, più di una cosa in comune purtroppo: l'aspetto negativo che ha questo prodotto. Attualmente, e questo lo imputo al fatto che è da poco uscito dalla versione beta, si sta continuamente aggiornando e quindi sicuramente migliorerà nel tempo, ha avuto problemi all'inizio con il rendere fluido lo scorrimento delle pagine, non era molto reattivo, a volte andava in crash, insomma tutta una serie di problemi che ci può stare in un prodotto che esce nuovo, anche se con il prezzo che ha mi aspetto che abbia già molte soluzioni a questo tipo di problemi. Però Amazon ci ha abituato che nel tempo poi tramite aggiornamenti le cose si risolvono. E poi, come non citare il fatto che non ha una parte audio e video, non ha una parte interattiva con dell'intrattenimento, quindi non abbiamo la possibilità come sull'Echo Show 15 di avere tutta una serie di piattaforme da vedere o le foto o piuttosto ascoltare della musica, anche perché l'audio di questo dispositivo non è assolutamente eccelso. Anche per quanto riguarda la parte video, lo schermo ha un angolo di visione abbastanza ristretto e non è molto chiaro, però diciamo che è nato per sopperire in maniera fisica a quello che è il comando vocale. Però sinceramente, tirando due somme, e io in questo momento sto parlando per quanto riguarda me, nel mio caso trovo molto più comodo e molto più veloce dare un comando vocale piuttosto che arrivare dove c'è il pannello, l'Echo Hub, e andare magari a scorrere per cercare il dispositivo che mi serve. Preferisco dare un comando vocale e la cosa risulta immediata. Altro problema che aveva appunto era che una volta magari toccata la luce che volevo accendere ci metteva qualche secondo in più a far partire l'azione, mentre invece con il comando vocale la cosa è un po' più immediata, molto più immediata. Passiamo ora alla qualità costruttiva del prodotto. Il prodotto comunque si presenta con un tipo di materiale gradevole al tatto, ben costruito, come ormai ci ha abituato Amazon su questi dispositivi. Viene alimentato con una Type-C. Sul lato abbiamo il tasto fisico per il volume e il tasto del muto per i microfoni. In più, sulla parte frontale troviamo i sensori che, come vi dicevo prima, identificano la persona che sta interagendo col dispositivo e vi offre la visuale del home page che avete deciso di impostare in quel determinato modo.
Nel momento in cui non si utilizza per un lasso di tempo, lo schermo avete la possibilità di deciderlo se spegnerlo totalmente oppure mettere un orologio in modo tale che faccia una specie di screensaver. Questo naturalmente va a farvi risparmiare corrente sulla bolletta. Non saranno 100.000 euro per accendere lo schermo, però Amazon ha pensato che questa cosa poteva andare a diminuire i consumi del prodotto. Ora tiriamo le somme. Per quanto riguarda il mio caso specifico, io mi trovo bene con gli Echo Show perché mi danno la possibilità anche di avere interattività con il dispositivo e quindi tutte le piattaforme a disposizione. In più, dopo l'acquisizione anche della Fire Stick interna, quindi ho la possibilità di interagire come se avessi anche una Fire Stick integrata, secondo me l'Echo Show è il prodotto ideale. Tiriamo le somme. Io preferisco avere dei dispositivi da comando vocale perché il comando touch secondo me è un po' più di perdita di tempo. Bisogna trovare, anche se dovessero risolvere il problema della fluidità delle pagine a girare, della risposta nel momento in cui vado a toccare, diciamo che si ritorna un po', passatemi il termine, all'analogico dell'esempio della corrente, della luce. Schiaccio il tasto e ho la luce accesa. In questo caso andrei a toccare determinati tasti per poter far funzionare la luce piuttosto che le telecamere e quant'altro. Nel mio caso il richiamo al comando vocale è più immediato, più diretto e lo trovo molto più comodo e pratico. Non giudico coloro che hanno fatto la scelta di mettere un Echo Hub in casa, anche perché esteticamente è un bel prodotto. Averlo all'ingresso, magari se ci si è dimenticati di spegnere una luce piuttosto che, o magari mi viene in mente, sta dormendo la persona lì dove c'è l'Echo Hub, avete la possibilità di andare a toccare in maniera un po' più diretta il prodotto da spegnere piuttosto che agire su determinati prodotti. Stessa cosa si può fare comunque con gli Echo Show. Esiste una sezione dedicata per i dispositivi nella quale vado a trovarmi i dispositivi di casa connessi e vado ad agire in maniera touch. Quindi a maggior ragione nel mio caso questa cosa non ha avuto appeal, quindi non ho acquistato il prodotto, non ho intenzione di acquistarlo. Però mi piacerebbe sapere nei commenti, come ho fatto altre volte dove non vedevo un utilizzo oggettivo di un prodotto, mi avete scritto sotto nei commenti che invece voi avete avuto delle applicazioni diverse dalla mia e che quindi per voi era congeniale poter avere quel prodotto. Quindi mi piacerebbe anche questa volta se voi scriveste qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Comunque, per coloro che sono curiosi, vogliono andare a vedere e vogliono aiutare il canale a crescere, vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter effettuare l'acquisto dell'Echo Hub. Questo perché a voi costerà zero e a noi arriverà una piccola percentuale da Amazon, perché siamo affiliati a Amazon, e mi aiuterà a far crescere il canale per poter investire in nuovi prodotti che eventualmente possano uscire. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao!